Ok, beh, mo dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Firenze, per forza. I believe. Proviamo ad andare alla bottega di Leonardo, vediamo come va. Ed è proprio Leonardo ad avere bisogno di noi. Cosa vorrà? Ezio, grazie a Dio stai bene. Questa assurda vicenda fra i medici e i pazzi, è per questo che inseguivi Francesco? Non proprio. Beh, qualunque fosse il motivo, la città è di nuovo salva grazie a te. Adesso dimmi come posso esserti utile. Dai. 150 milioni di fiorini. La cifratura è simile all'ultima. Non ci metterò molto. Interessante. Certo, capisco. È un altro progetto di lama per inoculare veleno. Ah. Puoi fabbricarla? Sì, non mi ci vorrà molto. Devo solo trovare il modo di creare una cavità nella lama senza sacrificare Va bene, Leonardo. Fa quel che devi fare. Tagliare il dito. Ah, no, togliere la lama, ok. Fatto. Ho riempito la lama con un poco di veleno per iniziare. Se dovessi finirlo, basta che ti rivolga a un dottore. Veleno? Da un dottore? Ad alti dosaggi, ciò che cura può uccidere. Ti sono di nuovo debitore, amico mio. Quando vuoi, Ezio. Quando vuoi. Wow, una lama che punge così, proprio senza... Senza aver fatto niente. Vabbè, lo accetto, va bene. Mo' dov'è che me ne devo andare? Verso la Toscana, verso Monte Rigioni. Beh, a sto punto, dato che ci sono, fa così, no? Qualità eccelsa, prezzi contenuti. Porta sud. No, ho sbagliato, cazzo! Cazzo, ho sbagliato. Sono un gran coglione. Gran coglione. Per fortuna con la PS5 ci mette meno a caricare. Monterigioni. Infatti, tre entrate mi parevano un po' troppe. E allora a sto punto, ragazzi, sapete che si fa? Trovi un altro più bello. Che problemi? Vabbè, a parte quello. Mi metto a cercare tutte e 8 le statuette di Monterigioni. Tanto, ragazzi, è un buco di culo sta città. Molto piccolo e ristretto. Quasi quasi mi metto a cercarle. Ok, la prima si trova qui. In sta zona. Ok, deve essere più o meno qui. Eccola qua. No! Statuetta di Apollo, che fece la palla di pelle di palle di pollo. Ne vedo già un'altra lì davanti a me proprio. Grodolosa, grodolosa, grodolosa. Che è quella di Diana. Un salto in banco. Un salto in bocca, vuoi provare, signora? Non so quanto le convenga. Secondo me, tipo Ezio, c'ha una nerchia potentissima. Io sono sicurissimo. Già la sento, già la sento, già l'assaporo. E l'ho assaporata. La seconda dovrebbe essere dietro la chiesa. Poi dico dovrebbe, uso il conditional perché si sa mai. La sento, e infatti. Infatti, eccola qui. Poi, l'altra dovrebbe trovarsi non tanto lontano da qui. Infatti, è proprio lì bella vista. Quella di Nettuno ce l'abbiamo. Ne mancano poche, ragazzi, in realtà, eh. Dai, Ezio, tirati su. Grande. La sento. La Oigo. Eccola qui. Trofeo
ho guadagnato! Perché due le avevamo già prese prima, che si trovavano in questa zona qui. Adesso ve la faccio vedere della mappa. Questa zona qua si trovava, no, non è necessario il punto. Comunque sono qui. E ho preso il trofeino. Not bad, not bad at all. E mo ci abbiamo il ricordo. Vediamo zio Mario che vuole. Anzi, sì, zio. Entra, entra. Ah, entra e dai, Roma. Giungo da Firenze, dove il Magnifico mi ha chiesto di occuparmi di alcune faccende in sospeso. Sto cercando Jacopo De Pazzi. Ah, non mi dire. Noi non facciamo altro da giorni. Allora forse ciò che possiedo aiuterà entrambi. Un elenco di altri cospiratori. Uno di essi parlerà prima di morire. Splendido. Quegli uomini non hanno le risorse di Jacopo, il che li renderà più facili da trovare. Manderò immediatamente delle spie. Apprezzo il vostro aiuto, zio. Ho anche qualcos'altro per voi. Nuove pagine del codice. Ah, vediamo cosa possiamo apprendere. Che vuole dire? Quale profeta? Che avete trovato, zio? Un altro maledetto mistero. Il testo tradotto vagamente significa «Solo il profeta può aprirla». Si fa riferimento a due frutti dell'Eden, ma queste pagine non danno risposte, nipote, almeno non da sole. Devi trovarne altre. Tipo un'altra ventina. Un altro giorno, zio. Ho una missione da compiere. Come vuoi. Ora, se vuoi far fuori quei bastardi, dovrò insegnarti qualche altra cosetta. Vediamoci al campo di addestramento. Manovre evasive. Vamos. Va bene, Ezio. Conosci il contrattacco, ma che succede se anche il tuo avversario sa contrattaccare? T'attacchi al cazzo. Che ne do l'occasione. I paroloni offrono scarsa protezione dall'acciaio dei Templari. Allora vi prego, maestro. Bravo. Così mi piace di più. Ora schiva. Dimmi come si schiva. Ok, R2 e X. Uno. Bene. Due. Molto bene. Tre. Ora un'ultima volta. È un'ultima volta. Ciao. Non riesco a farlo, aiuto. Ok, buono. Devo un po' prenderci la mano su questo. Due. Ancora una volta, Ezio. Povero fesso. Morire per eseguire un ordine. Già. Morirete, mi sa. Ancora una volta hai superato le mie aspettative. Sempre, zio. Signore, abbiamo trovato gli uomini di Jacopo e aspettiamo l'ordine di colpire. Riferisci questo. Nessuno si muova finché non avrà parlato con Ezio. Intesi? Sarà fatto. Decido io. Parla coi miei uomini sparsi per la regione. Vedi se i tirapiedi di Jacopo riescono a condurti a lui. Ma sii cauto, quelli ti aspettano. Io sono cautissimo, non ti preoccupare, zio. Sono più intelligente di quel che pensi. Cioè, Ezio, non io, Adriano, però, ok.